Salve a tutti, bentornati. Un'altra volta ci ritroviamo per un nuovo video e tutorial. In questo video noi andremo praticamente a imparare come fare la realizzazione di questo bordo di maglia ovale, praticamente io li chiamo così. È molto bello perché c'ha questa caduta di qua e il rientro alle parti laterali. Come potete vedere, questa è una maglia che ci sto lavorando. Qui andremo solamente a imparare come fare questa forma ovale al nostro inizio di lavoro. Qui, come vedete, c'è un altro tipo di lavorazione molto bella. Ho lavorato le maniche tipo raglan. Qui c'è una fine di lavorazione molto molto stretta, perché è una maglia, è un modello di maglia molto bello che ho trovato e mi è piaciuto farlo. Però quello che volevo condividere con voi è la realizzazione della parte di sotto della maglia. C'è anche un'altra forma per la parte di davanti, che si lavora praticamente in questa forma. Ora qui è un po' raccolto in questo fermo, però come possiamo vedere la parte dietro è praticamente ovale, che fa questa punta più lunga. La parte davanti invece fa il rientro, che è un rientro sempre ovale, però è più bello perché è un rientro all'insù. Oggi andremo a vedere questo e nel prossimo video tutorial andremo a lavorare questo qua. Ok, allora andiamo al nostro tutorial. Allora, per la realizzazione di questo lavoro io ho montato qui solamente 40 punti, perché voglio far vedere solamente la tecnica di come si realizza questa forma ovale al di sotto della manica, cioè scusatemi, sotto della maglia. Allora, potete lavorare la forma che voi desiderate fare nella vostra maglia. Cioè, io qui nella maglia, come avevamo visto, io avevo lavorato praticamente tre punti delle colonne, facendo tre punti al diritto, tre punti di rovescio. Però potete lavorare anche uno e uno. Per esempio, io qui le voglio lavorare uno e uno, in modo tale che potete vedere che anche si può realizzare questa forma in qualunque tipo di lavoro o tecnica che voi utilizzate per la realizzazione della vostra maglia. Si può realizzare anche sulla tecnica del solo diritto. L'unica cosa che magari in quel caso dobbiamo praticamente realizzare un bordino un attimino più, diciamo, più robusto, più massiccio, per evitare che la nostra maglia vada a fare questo groviglio così. Però si può realizzare anche facendo solamente il punto di diritto del lavoro, ok? Allora, io qui sto realizzando un punto a diritto, uno di rovescio, per realizzare il mio punto inglese, ok? E poi ne farò praticamente di questo giro, ne farò almeno 5-6 giri, in modo tale da ottenere una base per poi iniziare a fare la lavorazione, iniziare a realizzare la lavorazione ovale, ok? Ok, così realizzate la vostra base, e una volta che l'avete finita ci troveremo per iniziare il nostro lavoro, ok? Allora, eccoci qua. Io praticamente ho realizzato 5 giri, ho realizzato pochi giri perché non volevo fare tanti. Potete fare quanti giri ne volete secondo l'altezza che volete far vedere del vostro lavoro. La prossima cosa da fare,
qui in questo caso e trovare il centro della vostra lavorazione. Io in questo caso l'ho già beleffato, cioè praticamente i vostri punti li dovete dividere in due e in quel punto centrale, per avere la stessa quantità di punti da una parte, la stessa quantità di punti dall'altra, è il punto centrale, che è quello, il punto dove voi avete di riferimento per iniziare il vostro lavoro. In questo caso, dopo che avete trovato il vostro punto, voi dovete dare o 5 punti o 10 punti di riferimento. In questo caso io ne farò 10 punti e ne conterò, tenendo conto di questo presente, sono 3 e 3, già qui ho 7 punti. O ne posso fare 5 punti, vedete, facendo così, questi sono i 5 punti centrali per iniziare a fare il mio lavoro. Se lo voglio fare che la curvatura, che è questa qui, rimanga più, vedete la curvatura come si vede, proprio bellina. Se la volete che la curvatura rimanga più profonda, basta allargare il centro dei punti. In questo caso ne abbiamo fatto 5 centrali così, vedete. Ne aggiungo 2 da una parte e 2 dall'altra e in questo caso li conto 2, 4, 6, 7, 8, 9 punti e le posso lasciare in questo caso 9 punti. Sì, che io so che io devo lavorare tutto il mio giro che segue fino a qui e qui metterò, qui in questo caso, qui metterò un marcapunto. Ok, io ci ho inserito qua il mio marcapunto, ripetiamo un'altra volta le spiegazioni per l'operazione di quello che c'è da fare, c'è nel senso. Allora, io ho detto che tutti i nostri punti che abbiamo sul ferro, da dividerlo in due, cioè se ho 40 punti diviso in due sono 20 e 20. Normalmente sono numeri pari, perciò io devo cercare in modo tale che mi rimangano il punto di bordo non lo conto. Perciò ne lascio 18 punti da una parte, cioè 19 punti da una parte, 19 punti dall'altra, i punti di bordo sono quelli che non li conto, e lascio un punto centrale, ok? Lasciando il punto centrale, e questo è il centro del mio lavoro, da qui io devo contare per darle la base della tecnica che devo iniziare a lavorare. Questo è il mio punto centrale. Io ne posso dare 2 punti al lato sinistro, 2 punti al lato destro e ne ho 5 punti, che sono questi 5 punti che io vado a lavorare, vado a lasciare per che faccia questa curvatura così. O se ne voglio avere una curvatura più profonda, basta che la aggiungo 2 da questa parte, 2 da questa parte e ne avrò già 2, 4, 6, 7, 8, 9 punti. Vedete, le lascio 9 punti in questo caso. Vedo dove c'ho il mio filo. Il mio filo ce l'ho da questa parte, che vuol dire che io devo partire da lavorare da qui, venire tutto in qua. Perciò qua alla fine, dove c'ho gli altri 2 punti aggiuntivi, metto il marcapunto per rendermi conto che quando arrivo qui io devo girare il lavoro per iniziare a fare la tecnica del lavoro. La inizio a fare qui in questo caso, ok? Allora, iniziamo la lavorazione. Sarebbe meglio fargli una visita, così capiremo cos'ha. Lavoro tutti i miei punti, proprio tutti i punti come le stavo lavorando anche prima. Io stavo facendo il punto inglese, uno diritto, uno a rovescio, ok? E vado così, in questo modo, a lavorare fino a questo marcapunto che c'ho qui, fino a qui. Ok, io sto lavorando tutti i punti normalmente fino ad arrivare qui. Lavoro il punto che è precedente al marcapunto, in questo caso tolgo il marcapunto, giro il lavoro tenendo il filo in quella posizione, così io lo giro tutto il lavoro e il filo lo tengo sempre qua davanti a me. Io prendo una gettata in questo modo, il filo praticamente me lo tengo qui sul ferro, una gettata così, vedete?
con il filo sempre sul davanti e poi continuo a lavorare i punti. In questo caso però mi devo fermare. Io qui, vedete, ho già tolto il marcapunto perché non ho più bisogno, perché qui si crea l'spazio che poi si va a chiudere, non rimane nessun foro. E qui io praticamente ho, senza contare questa cetata, 1, 2, 3, 4, 5 punti, che è il punto dove ho questo qui, e praticamente io ne devo lavorare altri 4 punti in più, che erano quelli 4 e 4 da una parte erano 8, più il punto centrale erano 9. E questo che devo tenere in conto io, sì, che le lavoro 1, 2, 3 e 4 punti dopo il marcapunto, ok? 4 punti dopo il marcapunto. Faccio lo stesso che ho fatto di qua, lascio il filo dietro, giro il lavoro, in questo caso il filo me lo trovo sul davanti, prendo la cetata, in questo caso la prendo così, così, vedete, lasciando il filo sul ferro destro, è una cetata, passo e continuo a lavorare normalmente i miei punti fino ad arrivare all'altra cetata che avevo fatto. Eccola qua la cetata. E ora che cosa devo fare? Io praticamente questa cetata la devo lavorare, questa la cetata la devo lavorare insieme a questo punto che mi ci ritrovo qui. È un punto di diritto, perciò lo lavoro di diritto, così tutte e due insieme. Ne lavoro due punti in più, 1, 2, e faccio la solita cosa, lasciando il filo dietro, giro il mio lavoro, il filo me lo trovo sul davanti e faccio questo, lasciando il filo come una cetata sul ferro di destra, e poi continuo il lavoro fino ad arrivare all'altra cetata dopo il marcapunto centrale. Questa è la tecnica che dovremo utilizzare per tutto il giro fino ad arrivare all'ultimo punto qui finale. Vedete come già qui inizia a vedersi la inclinazione? Sono arrivata, faccio il punto, sono arrivata alla cetata, vedete qui c'ho la cetata, qui c'è un punto di rovescio e lavoro la cetata insieme al punto di rovescio, tutte e due insieme, vedete? Lavoro due punti in più, 1, 2, lascio il filo indietro, giro il lavoro, prendo, vedete, il filo ora è sul davanti, e faccio questo, lasciando una cetata sul ferro di destra. Continuo a lavorare tutto il giro fino ad arrivare alla prossima cetata. Questo è tutto quello che c'è da realizzare, ragazzi. È molto semplice questa tecnica. Io andrò a realizzare tutto fino, ve l'ho detto, alla fine del giro. Fino alla fine, fino ad arrivare qua all'ultimo punto, praticamente è questo che si va a realizzare. Sono arrivata alla cetata, punto di rovescio, lo lavoro insieme alla cetata e lavoro due punti in più. Vedete come si inizia a vedere già il mio bordo? Vedete come inizia già a fare proprio la formina? Io qui ho fatto già due punti, faccio lo stesso lasciando il filo all'indietro, giro il lavoro, il filo ora è sul davanti e lo lascio appoggiato sul ferro di destra per fare questa cetata così. Continuo a lavorare tutto il giro.
In questo modo io continuo la lavorazione fino a finire tutti i punti. Per quello all'inizio ho montato pochi punti perché è una tecnica molto semplice, sono già arrivata alla gettata, vedete, ho un punto da diritto, lo lavoro la gettata con il punto a diritto tutti e due insieme, faccio due punti in più dopo che ho fatto questa lavorazione, due punti in più, giro il lavoro, faccio la mia gettata e continuo a lavorare. Mi voglio fermare un attimino per farvi vedere come va prendendo proprio l'angolazione, vedete? Vediamo se riesco a ravvicinare anche questo per farvi vedere proprio come, facendo questa tecnica, vedete, il lavoro va a, vedete, a prendere tutta la vostra forma, ok? Io ho continuato a lavorare per un altro pochettino per cercare di ravvicinarmi il più possibile alla fine dei punti, in modo tale di farvi vedere che la tecnica è quella, la tecnica che si realizza è quella che vi ho fatto vedere. Qui ho l'accettata con il punto, il lavoro insieme, poi lavoro due punti in più. Io un'altra cosa che volevo dire è che io qui ho continuato praticamente a realizzare il mio punto inglese, facendo in modo di vedere che questo è un punto che si può realizzare anche sulle lavorazioni che voi volete continuare a fare tutto il punto inglese per tutta la maglia, o all'inizio qua del lavoro, quando si è iniziato a lavorare qui, vi ricordate qua all'inizio, potevate semplicemente andare a lavorare punto a diritto, tutto a diritto, e punto a rovescio a questa parte qua, come io ho realizzato questa maglia. Vedete che l'ho dato una base, poi dopodiché ho realizzato tutto il punto a diritto, che poi dall'altra parte era di rovescio, e si poteva realizzare anche in questo modo. E lo stesso, la tecnica si utilizza lo stesso per qualunque tipo di punti di lavorazione che voi volete realizzare. E sempre che li volete dare questa forma ovale all'inizio del vostro lavoro, ok? Era questo che vi volevo dire, perché è una tecnica che si può realizzare in qualunque siano i modi di tecnica che voi, cioè dei motivi che voi volete realizzare per la vostra maglia. È molto bello, un punto molto molto bellissimo. È molto semplice da realizzare, eccolo qua, vedete? Io qui ancora c'ho da finire, da arrivare proprio alla fine dei punti, però già si può presenziare la lavorazione come ha già ve l'è preso la forma ovale dietro, ok? Allora finiamo di fare, cerchiamo di finire di fare tutti, a me mi rimangono 3 punti qua, e finiamoli di farle, di farvi vedere insieme come si finisce, ok? Ok, qua io sono già arrivata agli ultimi punti della lavorazione, e mi sono fermata qua per farvi vedere come si lavora la fine del giro. C'ho l'accettata e il punto a diritto, praticamente le lavoro queste due insieme e finisco tutto il giro lavorando gli ultimi due punti in questo modo. Vedete? Accettata insieme, ultimi due punti. In questo modo io già ho finito praticamente la mia lavorazione. L'ho già proprio finita, ora mi ci rimane che girare il lavoro, lavorare tutto fino ad arrivare qua dove c'ho l'accettata, che lavorerò, l'accettata praticamente le lavorerò
insieme a questo, poi gli altri due punti alla fine uguale come ho fatto qui. In questo modo io già ho ottenuto praticamente la mia forma della mia maglia in questo modo. Io spero che il video vi sia utile, che avete riuscito a capire come si fa questo prezioso punto per fare questa lavorazione ovale ondulata dietro, come li chiamo io, e che vi sia piaciuto. Condividete i miei video così che tutti gli altri possano anche vedere come si realizzano questi lavori. E per un nostro prossimo tutorial vi aspetto per lavorare invece, in questo caso, il rientro al contrario. Se lì c'era la forma dietro, vedete, rotonda, nel prossimo, che si può usare per la tecnica del davanti, il rientro all'indentro, ok? Allora vi aspetto al prossimo tutorial, vi mando un bacione, vi auguro una buona settimana per tutti quanti, vi aspetto al prossimo tutorial, arrivederci.